Allora, ringrazio gli ospiti, soprattutto le compagne e i compagni che poi interverranno in questa prima parte dei lavori di questo convegno. Ringrazio anche Spin Time che ci ospita. E dico Spin Time perché il fatto di stare in una sede del genere, che rappresenta per questa città una grande iniziativa di carattere sociale, un'occupazione legata alla possibilità di dare abitabilità e quindi anche vita a decine di immigrati, ci sembra una cosa importante. Probabilmente più tardi Paolo, che è uno dei compagni dell'organizzazione di Spin Time, vorrà darci un saluto. Questa iniziativa, sia l'Officina dei Saperi, sia di questo piccolo collettivo di Unione Popolare, è un po' il proseguimento di altre iniziative che già a partire dall'anno scorso avevamo fatto su varie tematiche, da quelle del fisco, sulla guerra, sull'agricoltura che ha fatto Piero in Calabria, credo, alla presentazione di alcuni libri, al lavoro che la scuola di formazione curata da Piero ha avuto grande successo sia di partecipazione, ma soprattutto di un grande livello culturale che ci ha permesso di entrare e di far partecipare molti giovani a queste iniziative. Questa realtà, questa piccola scommessa che come piccolo gruppo di Unione Popolare, di Officina dei Saperi, noi la leghiamo anche ad una speranza, la speranza di provare attraverso gli incontri, attraverso gli approfondimenti, attraverso i convegni, a ricostruire anche la possibilità che in questo paese ci sia non soltanto un punto di vista critico, ma che soprattutto si riprovi in un momento così anche drammatico della storia del paese, ma non solo del paese, con un governo di destra, a ricostruire una soggettività antiliberista, anticapitalista, che metta un po' al centro i diritti degli ultimi e dall'altro sia anche capace a ricostruire un collettivo dopo le sconfitte che tutti dobbiamo ammettere che in questi ultimi 20-30 anni la sinistra ha subito. E questo convegno poi lo spiegherà meglio Piero, che ringrazio anche non solo per questo, ma anche per l'impegno di questi anni che ci ha dato, spiegherà anche meglio e in maniera più particolareggiata la funzione e il senso di questo convegno. È chiaro che per noi l'elemento centrale è provare a far sì che il rapporto fra una crescita culturale, un approfondimento culturale, riesca anche a dialogare con quello che in qualche modo la politica a sinistra esprime. Quindi lo stesso convegno, come avete visto anche dal programma, ha la volontà non solo di provare ad approfondire dei temi, ma a dialogare con quelle realtà associative, partiti, ex o rappresentanti istituzionali, comitati che ancora tentano, soprattutto sui temi dell'ambiente, di portare una proposta politica con azioni dirette, come sono la maggior parte poi delle realtà che nel pomeriggio interverranno. Io credo che, insomma, noi come collettivo vogliamo continuare questo lavoro, a prescindere se riusciremo a ricostruire attraverso Unione Popolare o altri soggetti questa soggettività e a prescindere da quello che in qualche modo avverrà con le prossime elezioni europee. Ecco, io credo che sia una volontà nostra di continuare a fare questo lavoro e lo dico anche perché volevo ricordare un compagno, un amico che ha partecipato alle nostre iniziative, che sarebbe stato qui con noi anche oggi, che è Domenico De Masi, che appunto ci ha sempre sollecitato, Io credo, l'ho conosciuto solo da pochi anni, credo che sia stato e rappresenti un modo così entusiasta di affrontare l'insegnamento da una parte, ma di essere anche poi disponibile a provare a ricostruire un senso collettivo con un grande entusiasmo, con una grande capacità di approfondimento e credo anche con una grande semplicità nella comunicazione, sia
nei suoi libri, sia negli interventi che faceva sui giornali, sia negli interventi che faceva nei convegni o quando veniva intervistato. Ecco, a me sembra che lui un po' rappresenti quello che dovrebbe essere un po' il modo di essere degli intellettuali, dei docenti, insomma delle persone che, avendo acquisito una competenza specifica su alcuni temi, riescono a portarla fuori, perché la grande sconfitta della sinistra non sta solamente negli errori che le organizzazioni politiche hanno fatto o non sono state capaci a individuare fino in fondo la grande capacità del neoliberismo e del capitalismo moderno, ma è stata anche quella di non riuscire a parlare. Quindi io credo che il nostro sforzo, e soprattutto quello che ci lascia Domenico, sia appunto questa capacità di riuscire a parlare e riconnetterci con un mondo che spesso è disperato, isolato e si sente pesantemente sconfitto. Ringrazio, do la parola a Piero e così iniziamo i lavori. Grazie a voi.